Io invito tutti a farsi questo tampone per cautelarsi per quanto riguarda in virtù delle cose che stanno accadendo, cioè si sta scoprendo anche a Benevento che quelli che sono vaccinati e pensavano di poter magari mandare gamba all'aria il coronavirus, in realtà si registra che purtroppo anche loro sono entrati nella morsa di nuovo del coronavirus, e quindi prima anche i vaccinati, sono tutti non vaccinati, facessi il tampone in modo tale in maniera precauzionale, questo è importante. Che cosa sta accadendo nelle scuole? Ma nelle scuole abbiamo chiusure a intermittenza, sono già 4 scuole all'interno di 4 istituti. Questo racconta evidentemente di come il virus circola insistentemente da noi e speriamo insomma che possa fermarsi e bloccarsi, ma dove non si blocca e dovesse continuare questo andazzo è ovvio che devo prendere decisioni, mi pare abbastanza evidente, perché è vero che ti chiudi un'aula ma è in quarantena i bambini e gli insegnanti, ma io non so i bambini o i genitori da me che abbiano incontrato precedentemente all'entrata e uscita dalla scuola, gli insegnanti, quali altri insegnanti hanno visto meno, quindi il contagio può diventare un contagio virale, quindi questo bisogna stare molto molto attenti. A proposito di decisioni, rispetto ai dati che sono stati registrati in questa settimana dall'ASL, parlo dei positivi, che cosa potrebbe accadere? Ma guardi, io ritengo che sia giusto magari stabilire che anche in regioni rosse, dove il tasso di incidenza di contagi è inferiore allo status epidemico dell'intera regione, magari inferiore, e allora è giusto che tu anziché essere rosso stabilisci lo status di arancione o magari di giallo. Però se invece avviene all'incontrario bisogna prendere atto anche di questo, ma così in altri casi. Non dire che in provincia di Benevento, dai dati che ho io e di quelli che sono riuscito a sapere e a coltivare in virtù di rapporti di amicizia con Gimbio o altro, noi siamo questa settimana a 691 casi di contagi, significa 700 scatta per noi in maniera matematica la zona rossa. Le condizioni per la zona. Quindi voglio dire, bisogna stare attenti, allora voglio pregare quelli che fanno un po' gli scalmanati, i disinvolti, è ovvio che il virus è il modo migliore che, come dire, prende tutti quando tu non rispetti le regole, non fai assolutamente nulla. E questo ammazza anche l'economia della città o della provincia, perché meno si riapre, più il lontano si riapre, e peggio è per i commercianti e per gli altri, quindi devono avere un senso di responsabilità, ognuno facesse il suo dovere in fondo di cittadino. Ecco, che cosa chiederà Di Luca? Che cosa chiede Di Luca? Ma, come dire, di fare anche insistenza noi sul piano nazionale, perché ad esempio questa cosa stravagante di cui De Luca ha fatto cenno, la senatrice Leonardo ha fatto interrogazione, per la quale si stabilisce ad esempio che la regione Campania ha migliaia e migliaia, centinaia di migliaia in meno di dosi rispetto al Veneto che ha 1,5 milioni di abitanti in meno e all'Emilia Romagna, francamente tu non puoi dire, come ha detto la Gelmini, la mia amica Gelmini, più fate vaccini e prima riaprite, ma se non ci mandate i vaccini come facciamo a riaprire prima? Non è che il Sud può essere condizionato sempre da questo, assolutamente non è accettabile.